Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti e benvenuti di nuovo a questo appuntamento di Maya TV. Come avevamo preannunciato, oggi appunto è un altro appuntamento di quelli speciali. Speciali perché andremo ad affrontare una tematica che va di fatto anch'essa a caratterizzare, a rendere ancora di più unico il Parco Nazionale della Maiella. Giovedì scorso abbiamo parlato di geologia. Oggi parleremo appunto di biodiversità vegetale del Parco Nazionale della Maiella. Lo faremo assieme a due grandi esperti, il primo il nostro direttore Luciano Di Martino, che vedete qui a fianco a me, e poi con il botanico Fabio Conti, che ringraziamo della disponibilità a essere presente per questa diretta. Continuiamo queste nostre maratone. Per, come dire, continuare a farvi scoprire sempre di più il territorio del nostro parco. Questi periodi difficili, con la speranza di tornare presto a poter vivere in persona, di persona, non più con questi strumenti digitali, il meraviglioso territorio del parco. Io, prima di lasciare subito la parola a Luciano, ci tengo anche oggi a ringraziare nuovamente la pagina di Visit Abruzzo, la pagina turistica della Regione Abruzzo, che continua, come dire, in tandem a condividere queste nostre iniziative, cercando di far arrivare, ecco, questo nostro territorio, se vogliamo, al più vasto numero di persone possibile. Bene, non mi resta che passare la parola a te, Luciano, per iniziare questo bel pomeriggio insieme. Bene, grazie Dino, buongiorno a tutti, buon pomeriggio, è un vero piacere essere qui presso la nostra Maya TV a parlarvi di conservazione e tutela della biodiversità vegetale nel nostro parco. Ed è un piacere avere con noi il professor Fabio Conti, botanico di fama internazionale che abbiamo la fortuna di avere qui da noi nella nostra regione. Lui lavora per l'Università di Camerino e opera presso il Centro di Ricerche Floristiche dell'Appennino a Barisciano, e noi come Ente Parco siamo in costante rapporto lavorativo con lui per tutte le iniziative di ricerca che riguardano appunto la nostra area protetta. Ebbene, pregherei Dino di mettere la mia presentazione, così non ci perdiamo in chiacchiere, anche perché la primavera avanza. Io oggi ho mangiato anche le fave, quindi Covid a parte, diciamo che la natura fortunatamente segue il suo corso. Dino, ti prego di muovere le diapositive in genere ogni 10-15 secondi. Ecco, Va già bene. in questa prima schermata possiamo vedere quello che è l'ambiente particolare della Maiella d'Alta Quadra, una grande tundra artica estesa a 2400 metri. Qui siamo nell'Alta Val Cannella e poi c'è la foto di una. Sono le foto di due orchidee, una è il Limodorum arbortivum che viene impollinato, mentre sta entro impollinato da un apoideo, e poi abbiamo la scarpetta di Venere, un'orchidea rarissima in tutto il nostro, in tutta Italia, e per la quale specie stiamo svolgendo anche specifici importanti progetti di ricerca che poi vedremo più avanti. Bene, Dino, vai avanti. E nelle puntate precedenti di Maya TV abbiamo parlato della geologia, della geomorfologia e della nostra montagna, e questo è un aspetto importantissimo, interessantissimo, perché poi è alla base di tutta quella che è la biodiversità vegetale, unita anche alla grande varietà dei climi che possiamo riscontrare nella nostra area protetta. Dai Dino, faccio cenno. Ecco, ma non sono solo clima e geologia che rendono importante la biodiversità, è anche l'azione dell'uomo, quindi con la storia millenaria, col pascolamento, con l'agricoltura, quindi con le trasformazioni che l'uomo che abita da sempre questi luoghi ha operato in questo ambiente. Ecco, questa era sul clima, la grande eterogeneità climatica. Passiamo dai 700 mm annui di pioggia a Pacentro ai circa 1600 di Bassolanciano, e noi tutti abruzzesi conosciamo bene la realtà di
Ti passo l'angiano della Maielletta, che un po' possiamo considerare il frigorifero della nostra regione, perché si imbianca a novembre e poi la neve va via a maggio inoltrato, pur nella sua modesta altezza che si aggira intorno, che va dai 1600 ai 2000, 2200-300 metri. Fai di no. Allora, quindi la flora della Maiella è molto ricca e variegata, così come la vegetazione della nostra area protetta. Abbiamo oltre 2100 specie, 2100 unità floristiche, di cui poi vi parlerà approfonditamente, diciamo, il professor Fabio Conti. Ecco, grazie a tutta questa ricerca che noi abbiamo condotto in questi anni, proprio insieme a Fabio, grazie alle attività che l'Ente Parco è riuscito a mettere in piedi, siamo riusciti innanzitutto proprio quest'anno a pubblicare la flora del Parco Nazionale della Maiella, quindi un risultato molto importante. Qui che vedete qui c'è la schermata della pubblicazione Fitotaxa. Poi, studiando la flora della Maiella, è uscita fuori un'altra specie nuova per l'Abruzzo, per la scienza, diciamo, è endemica esclusiva del territorio del parco, che è la Poa Magellensis, anche questo grazie al professor Fabio Conti e al suo staff. E poi siamo riusciti anche a livello nazionale a redigere una bella pubblicazione divulgativa insieme al Club Alpino Italiano, che ricordo è il nostro partner in tutta quella che è poi la gestione della rete sentieristica del parco, che abbiamo intitolato La flora endemica minacciata delle montagne italiane, in cui io, Fabrizio Bartolucci ed Aurelio Manzi, altri due botanici importantissimi della nostra regione, abbiamo coordinato altri botanici italiani, e quindi tirando fuori quest'opera di livello divulgativo, di livello nazionale, che trovate ora anche in vendita presso il CAI Store del sito del CAI. Prego. Allora, il parco che cosa fa? Quindi la ricerca, la conservazione in situ, ossia già l'area protetta, no? Con la sua zonazione, quindi con la differenziazione in aree di riserve integrali, generale orientata e di promozione e sviluppo, già atta a una conservazione della flora e della vegetazione rara e importante. Però il parco, anche delle strutture a sé, che servono per la conservazione ex situ della biodiversità vegetale, che sono i giardini botanici. Vai avanti, Dino, ne abbiamo due. Ecco, il giardino di Michele Tenore a Lama dei Peligni, e poi quello di Santa Eufemia a Maiella. Il giardino Michele Tenore di Lama dei Peligni compie proprio quest'anno 25 anni, quindi un quarto di secolo. È stato fondato dall'allora riserva regionale Maiella Orientale. E poi, diciamo, il parco se ne è ovviamente continuato ad occupare, posizionando all'interno del giardino anche la banca del germoplasma. Ovviamente, dentro i nostri giardini botanici, noi svolgiamo tanta attività di educazione ambientale. Ecco, qui potete vedere un'immagine della banca del germoplasma, di tutto il processo che facciamo per conservare i semi. Qui ho messo una didascalia in cui vediamo come negli ultimi anni abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con la Millennium Seed Bank del Kew Gardens per la spedizione di semi duplicati delle specie endemiche e meritevoli di conservazione. Il risultato importante, ma ancora più importante, è il fatto che siamo diventati una struttura regionale, quindi d'intesa con la regione Abruzzo. Ora siamo anche una banca del germoplasma importante per la tutela delle cultivar agronomiche, oltre che per quelle selvatiche. Prego di no. Ma oltre alla banca del germoplasma, ecco, qui ho messo qualche pubblicazione, qualche dato, oltre 500 accessioni, di cui un quinto relativo alle varietà agricole autoctone, oltre 20 pubblicazioni scientifiche e comunicazioni a congressi nazionali e internazionali, 7 tesi di laurea. Pensate, 2 tesi di dottorato di ricerca si sono svolte presso la nostra struttura e la costante presenza dei tirocinanti universitari. Vai di no. Ecco, alcune tra le specie spontanee più importanti che conserviamo: Sassifraga, le endemiche esclusive, la pinguicola fiori, l'Aquilegia magellensis, l'Artemisia umbelliforme serianta. Quindi c'è una grande varietà sia a livello di specie selvatiche che poi di cultivar agronomiche. E
che l'ente parco ha recuperato attraverso il progetto Coltiviamo la Diversità, che è un progetto che viene in piedi da circa 20 anni, e attraverso il quale è riuscito a produrre, a creare sia la rete degli agricoltori custodi che dei ristoratori custodi. Quindi ovviamente su questi argomenti che poi riguardano sia i giardini botanici, che la banca del germoplasma, l'agricoltura e tutto il resto che dirò, ovviamente questi argomenti verranno approfonditi dagli altri colleghi del parco. Io oggi sto facendo una sintesi, un'introduzione, diciamo, a quella che è la conservazione della biodiversità vegetale nella nostra area protetta. Vai Dino. Ancora, ecco, il vivaio, la riproduzione vivaistica. Invece il vivaio è localizzato presso il giardino di Santa Eufemia, che è un giardino più che abbiamo attivato nel 2000, che il parco ha attivato nel 2000, nel 2005, e attraverso il vivaio, pensate un po', che abbiamo anche accreditato per la vendita ed il commercio, quindi per l'iscrizione al registro unico produttori, quindi di fatto il parco può riprodurre e commercializzare le specie selvatiche. Anche qui stiamo raggiungendo importanti risultati, quindi riproduciamo le piante selvatiche più vistose, pensiamo alla Aquilegia magellensis che è anche rara, oppure ai ribes, oppure riproduciamo tutte le varietà locali di fruttiferi. E ovviamente poi tutte queste cose noi le possiamo anche vendere ai turisti, quindi vedete come il nostro turismo alla fine all'interno del parco diventa sostenibile anche per quelli che sono gli aspetti legati alla biodiversità vegetale. Vai Dino. Ecco. Nell'ambito di queste attività vivaistiche, ad esempio, abbiamo fatto un accordo con un vivaio privato per la riproduzione di talea delle specie arbustive autoctone. Lo ringrazio sempre, il vivaio Oasi Vivai Piante, con l'amico Luigi Di Primio, che gratuitamente fa il taleaggio di tutte le specie arbustive che noi richiediamo e che riteniamo necessarie anche per attività di restocking, di rinforzo delle popolazioni esigue e rare in natura, ma anche in maniera più cospicua per specie che possono servire a delle specifiche azioni di risanamento ambientale. Così come, vai Dino, così come, ecco, lo scopo è quello di arrivare al marchio di una flora autoctona della Maiella, sempre per educare i nostri turisti a quella che è l'importanza della conservazione e della tutela della biodiversità. Vai Dino. Ecco, un'altra cosa importante, stiamo lavorando molto con le società acquedottistiche per produrre le piante autoctone idonee alla fitodepurazione. Quindi stiamo cercando di promuovere gli impianti di fitodepurazione, ce n'è uno a Pesco Costanzo, attraverso la SACA della Valle Peligna, società acquedottistica della Valle Peligna, ma ora ne stiamo per iniziare un altro con la SASI a Guardia Grele, proprio in località Piana delle Mele. Qualche immagine di quello che stiamo realizzando a Pesco Costanzo, a Pizzo di Coda. Ecco, e poi tra tutte le nostre i nostri progetti, ad esempio, c'è questo del recupero della vite selvatica, che è una specie importantissima perché è una CWR, una Crop Wild Relative, ossia una specie selvatica progenitrice di una specie coltivata che è appunto la vite. Pensate, c'è una sola popolazione esistente nella Lecceta di Torino di Sangro. Negli anni siamo riusciti a riprodurre questa specie. E quando dico che la specie è rara, significa che ci sono pochissimi esemplari, sia maschi che femmine, che noi siamo riusciti a riprodurre. Poi abbiamo ricreato una nuova popolazione nel bosco di Pollutri, nel bosco di Don Venanzo, altra riserva regionale. Qui potete vedere i loghi dei partner. Vai Dino. Ecco, così come abbiamo fatto sempre in ambito dell'agricoltura, un altro protocollo d'intesa per la conservazione del peperone dolce di Altino. Quindi anche qui ci occupiamo di conservare questo importante germoplasma di questa varietà autoctona agricola e d'intesa con l'Associazione di tutela del peperone dolce anche di diffonderla maggiormente. Vai. Ecco, sempre sulla viticoltura abbiamo recuperato un'altra cultivar importante che è la vite uva nera antica di Gessopalena,
Anche qui le viti che sono state riprodotte sono state poi donate agli abitanti di Gessopalena che hanno avuto il piacere di impiantare, di provare a impiantare un vigneto con questa varietà. E lo stesso vitigno è stato usato anche da un agricoltore di Santa Eufemia, quindi che ha impiantato un vitigno, pensate a Santa Eufemia a Maiella, a 900 metri di quota. Questi sono messaggi importanti che il parco lancia perché è vero, noi dobbiamo salvaguardare la biodiversità naturale, ma non dobbiamo dimenticare che il parco è abitato e che l'agricoltura e la pastorizia sono attività fondamentali e necessarie all'interno di un ente parco. Vai, Dino. Ecco, sempre sulla viticoltura, addirittura c'è uscito anche un bel volume a livello nazionale che abbiamo presentato in altre sedi e che ci è stato anche presentato da importanti partner, pensiamo a Fico, pensiamo alle nostre cantine Citra. Qui ho messo tutti i loghi di tutte le università e tutti i centri di ricerca che hanno collaborato e che collaborano con noi in questi anni. Vai, Dino. Ne manca uno. Ah no, c'è anche Camerino. Ho dimenticato Camerino. Perché tu sei qui presente, capito? Va bene. E sempre sull'agricoltura abbiamo fatto uno studio importante sulla solina, no? Questo famoso grano tenero che è stato riscoperto da alcuni anni e per cui è stato fatto un consorzio. Se vai avanti, Dino, anche qui abbiamo confrontato a livello regionale tutti i popolamenti di grano solina che vengono coltivati nella nostra regione. Quindi è ovvio che noi questi studi li conduciamo anche per capire poi che cosa è utile conservare e cosa no all'interno della nostra struttura. Così come, vai Dino, vai avanti, così come sempre in ambito agricolo, ma vi ripeto, questi argomenti poi saranno ripresi, abbiamo fatto un importante studio sulla patata dei Monti Pizzi, anche qui siamo riusciti a realizzare un'importante pubblicazione scientifica, perché questa patata è una cultivar che ben si differenzia dalle altre, insieme all'Università di Perugia e all'Università dell'Aquila. Vai, Dino. Ecco, così come la Maiella è anche sede di importanti progetti internazionali, come il progetto Gloria, che il parco conduce da anni insieme al soggetto capofila, che è l'Università degli Studi del Molise, con la professoressa Angela Stanisci, quindi le piante come bioindicatori del cambiamento climatico. E anche su questa spero di riuscirvi a farvi fare una puntata su Maya TV. Così come gli studi dei boschi, per quello che è il sequestro del carbonio, quindi qual è l'impronta di carbonio della nostra area protetta. Anche qui abbiamo cercato di approfondire scientificamente questi aspetti. Vai, Dino. Legandoli anche agli aspetti dentro cronologici, in particolare sullo studio del pino nero di Fara San Martino. Alla fine è il risultato che questi sono gli alberi più antichi della nostra regione, dove si ipotizza un'età su alcuni individui di circa 900 anni. E questo mese in pubblicazione su D'Abruzzo un nostro articolo. Ecco, l'importanza degli ambienti seminaturali, no? Quindi degli ambienti sono stati gli ambienti coltivati, dell'agrobiodiversità. L'abbandono a volte di queste attività agrosilvopastorali porta anche alla scomparsa di specie selvatiche e cultivar agronomiche. Nell'ambito delle nostre ricerche ci siamo occupati ad esempio dell'Atirus odoratus, che è il progenitore, pensate, della cerchia, che è una pianta selvatica rarissima in natura che nel nostro parco si ritrova in sole due località, che è ritenuto rarissimo anche dall'IUCN, che è l'organismo internazionale che si occupa appunto di classificare gli organismi viventi in base alla loro importanza biologica, appunto alla loro rarità e quindi abbondanza sul pianeta. Vai, Dino. Ecco, così come occupandoci di attività agrosilvopastorali e quindi di agricoltura, non potevamo non occuparci di che cosa? Dei paesaggi terrazzati, insieme al nostro grande storico abruzzese Edoardo Micati, no? Che ha scoperto gli eremi della Maiella e ha descritto molto bene tutte le capanne in pietra a secco della Maiella. Con lui abbiamo già realizzato anche delle pubblicazioni e come parco ci stiamo impegnando proprio
a riscoprire, a riqualificare l'architettura delle pietre secche e quindi dei terrazzamenti con la viticoltura, insieme ad altri parchi nazionali importanti che sono il Parco delle Cinque Terre, il Parco dell'Arcipelago Toscano, il Parco del Vesuvio e il Parco di Pantelleria. Vai Dino. Ecco, quindi la nostra attività alla fine come si dove va a finire? Va a finire nel fatto che il parco si impegna anche a promuovere dei progetti internazionali, dei progetti LIFE, che servono poi anche a prendere, ad avere dei soldi, ad avere delle somme necessarie a fare tutte queste attività di ricerca. Con il nostro progetto Floranet, di cui a brevissimo vedremo anche uno spot, stiamo appunto salvaguardando le sette specie vegetali più rare della nostra dell'Appennino centrale. E anche qui l'attività scientifica continua sempre. A fianco potete vedere la schermata di un articolo in cui, proprio complice il cambiamento climatico, abbiamo ipotizzato che cosa potrebbe succedere tra 50 anni se il trend di temperatura si mantiene così costante. Quindi tutte queste specie rare andrebbero a ridursi, andrebbero a ridurre di molto il loro areale, e quindi questo ci fa capire come il cambiamento climatico sia una minaccia reale e non campata in aria come alcuni vorrebbero farci credere, e quindi dobbiamo prendere delle misure. Vai Dino. Ecco. Un'ultima cosa, tra le ultime cose che siamo, ultimissime cose, la guida ai licheni del Parco Nazionale della Maiella, che è un volume in pubblicazione, uscirà veramente a breve, direi anche a giorni, insieme a un altro che è quello dei. Ecco, no, vabbè, queste sono pubblicazioni che già abbiamo fatto e che ora vedete il link. Dino ha collegato il link di queste tre pubblicazioni che potete scaricare sulla pagina Facebook del parco, in particolare sui granai della biodiversità, sono una raccolta di articoli che abbiamo fatto proprio nel convegno del 2015 e che racconta un po' tutte le attività di ricerca e di conservazione del parco. E poi ci sono l'opuscolo sulla banca e sul vivaio. Vai Dino. Ecco, la cosa bella della ricerca scientifica che noi facciamo nel parco, in particolare della banca del germoplasma, è che ci fa capire come poi la scienza possa essere anche presa a modello per un tipo di turismo sano, appunto, dico ancora sostenibile. In occasione dell'Expo, dove la regione Abruzzo appunto aveva il suo stand, nell'ambito della pubblicazione fatta proprio dalla regione, a me chiesero di scrivere una piccola parte sulla biodiversità vegetale e mi ricordo che chi coordinava il volume rimase colpito e dal fatto che avevamo la banca del germoplasma e che conservavamo questi semi dentro i barattoli a meno 20 gradi, che poi questi semi potevano anche essere fatti germinare dopo 1 o 2 secoli, 50 anni, 100 anni. E allora ha pensato bene di mettere i paesaggi più belli della nostra regione dentro un barattolo, chiamandoli paesaggi a lunga conservazione. Quindi questo è un bel messaggio perché ci fa capire come il parco sia veramente un laboratorio di ricerca e biodiversità. Prego. Ecco, quella che vi dicevo, la pubblicazione che andava dopo i licheni era questa degli itinerari botanici, che anche questa l'abbiamo appena ultimata, stiamo correggendo le bozze e la parte in inglese. E ecco, poi alla fine della nostra chiacchierata ci sarà anche una sorpresa relativa a questi itinerari botanici. Bene, vai Dino con l'ultima slide, ho parlato anche troppo. Ecco, quindi che cosa facciamo nel parco? Nel parco, ovviamente dobbiamo tutelare la biodiversità naturale, ma con uno sguardo anche a quella che è stata la biodiversità e che è la biodiversità culturale del nostro territorio. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione. Passo la parola a Fabio, però prima di Fabio c'è questo piccolo video su. Ah, ecco, Sì. l'ultima cosa, Dino, che stavo dimenticando. Ovviamente tutto quello che io ho detto non è che lo fa Luciano Di Martino, che è uno solo, no? Noi siamo tantissimi dentro al parco e li voglio veramente ringraziare uno per uno. In particolare, allora, partendo dall'Ufficio Conservazione e Monitoraggio della Biodiversità Vegetale, con i miei colleghi botanici Di Cecco, Ciaschetti, Vitale, poi i nostri operai Pietro Paolo, Mazzolini, Chiaverini, Zigrossi, Coletti e Cafarelli.
Poi l'ufficio agronomico con i colleghi dottor Marcantonio e Marco Di Santo e la collega Colomba Macino, e poi all'ufficio educazione ambientale con la geologa Elena Liberato Scioli, che lo ripeto è stata l'artefice della nostra candidatura a Geoparco UNESCO, insieme alla collega Maria Peroni, che si occupa tantissimo di educazione ambientale e che promuove molto anche le attività botaniche. E mercoledì la rivedremo su questi schermi con le bombe di semi. Quindi. E poi dobbiamo ringraziare, voglio ringraziare di nuovo Fabio Conti, l'amico collega Aurelio Manzi, Edoardo Micati, l'amico Fabrizio Bartolucci, quindi tutti i botanici della nostra regione, di cui ci dobbiamo veramente vantare perché portano l'Abruzzo nel mondo. E solo per introdurre Fabio, l'ultima volta dico, Fabio è stato l'autore del libro rosso delle piante d'Italia, allora era un ragazzino. Quel libro è stato fatto negli anni 90. Io ero veramente piccolo, cioè avevo 14 anni, tant'è che poi quel libro l'ho studiato alle superiori. E poi ha redatto ovviamente la checklist della flora d'Italia, oltre ad aver fatto tutte le flore possibili e immaginabili all'interno dei parchi e riserve della nostra regione. Bene, lascio la parola a te, Dino, e al video. Allora, grazie Luciano. Adesso appunto vi faremo vedere questo video. Ringraziamo anche la pagina Floranet, di cui appunto il parco è capofila di questo progetto, che sta condividendo anch'essa la nostra diretta. Adesso infatti andremo anche proprio con questo video targato anche Floranet. Prima di andare avanti però Luciano, volevo chiederti di rispondere a qualche curiosità che ha suscitato la tua presentazione. Una è la nostra che conosciamo, ma potrebbe essere una domanda, come dire, che tanti altri si potrebbero fare. Chi può fare richiesta per avere i vitigni autoctoni? Ce lo chiede Paola, ma potrebbe essere una domanda a te. Allora, ovviamente la richiesta la dovrebbe fare un agricoltore che fa parte del nostro circuito, del progetto Coltiviamo la diversità. Poi, diciamo, principalmente gli agricoltori, anche perché rimpiantare un vitigno costa fatica anche a noi in termini di produzione di queste piante. Ecco, quindi ogni volta noi dobbiamo recuperare il materiale. E nel momento in cui poi decidiamo di donarle, quindi dobbiamo avere un anno di tempo per fare una riproduzione cospicua. Ecco. Bene, e un'altra, credo che sia comunque, ci arriva quest'altra domanda. Dal 2016 tutti gli anni ho visto e fotografato una Colestens questa pianta qui, insomma. Questa rarissima specie viene monitorata così come avviene per la Scarpetta di Venere? Sì, no, allora la Monessus uniflora non è rara come la scarpetta di Venere, è una specie molto più comune, seppure una specie botanica, una specie vegetale bellissima, perché tutti i fiori sono belli, però non ha la rarità della scarpetta di Venere, nel senso che è comunque limitata alla presenza della mucheta e quindi in Abruzzo si trova solo sulla Maiella e poi al parco d'Abruzzo. Poi non so se Fabio vuole aggiungere qualcosa sulla distribuzione della Monessus. No, no, è abbastanza localizzata, però ecco, insomma, sì, non merita un'attenzione particolare, ma è rara in effetti. Io l'ho vista poche volte, una bellissima pianta, ma non c'è altro da aggiungere. Bene, allora adesso lanciamo questi 5 minuti e mezzo di questo video, dove davvero vedete, oltre che delle specie, anche proprio degli ambienti, davvero, davvero molto belli. E poi torneremo ovviamente qui e continueremo con Fabio. Thank you.
Thank you.
Bene, bene. Ecco, dopo queste immagini, ecco, prima di dare la parola a Fabio, insomma, presumo che siamo riusciti a suscitare qualche emozione, una per tutte, un sacco di bei commenti, c'è Violetta che ci dice: sento il profumo dell'aria e dei fiori sotto il naso. Beh, insomma, anche questo è uno degli obiettivi, se vogliamo, no? Che cerchiamo di arrivare in questi periodi in cui dobbiamo ancora stare a casa. Bene, Sì, no, solo una cosa, ecco, ora che ho visto il video, non l'avevo mai visto prima, nemmeno io. Il video è stato curato dai colleghi Donatella Vitale, dal nostro valido collaboratore, dottor Walter Di Cecco, che è uno di quelli che si è laureato e poi ha fatto il dottorato presso la Banca del Germoplasma e continua a lavorare e collabora con noi da anni. Quindi va a loro il mio ringraziamento per questo bellissimo video che hanno contribuito a realizzare. ma poi in effetti lo ripubblicheremo e in effetti per esigenze di diretta non siamo andati fino ai titoli di coda per non stare nel culo, altrimenti sia senz'altro. Bene, la presentazione, Fabio Luciano, penso che già abbia ampiamente, no? Raccontato chi sei, che fai e che cosa fai da tempo, insomma. Quindi lasciamo a te la parola. Ah, grazie. Io ho iniziato quando ero piccolissimo, quindi avevo pure io 14 anni quando ho pubblicato il libro. No, vabbè. No, vi ringrazio Maya TV per aver dedicato questo spazio alla Flora e per ospitarci. E Luciano perché insomma ha mostrato una serie di azioni che lui sta portando avanti di salvaguardia del territorio del parco, veramente notevole. Insomma, io stesso, pur conoscendole, sono rimasto meravigliato dal vederle tutte elencate insieme. Insomma, siamo fortunati ad avere un'area protetta fondamentale per l'Appennino, diretta da Luciano Di Martino, che veramente sta portando il parco a ottimi livelli. E allora io vi parlo brevemente della flora del Parco Nazionale. Si tratta di un lavoro corale che ha visto partecipare anche amici e colleghi come Fabrizio Bartolucci, che come me è un ricercatore Unicam, Giampiero Gioschetti del Parco della Maiella, Luciano, insomma, non ha bisogno di presentazioni anche lui, e Aurelio Manzi, che è il più grande naturalista abruzzese, non per dimensione, insomma, è il più grande per la preparazione. Veramente Aurelio ha una conoscenza che spazia in vari campi delle scienze naturali. Ecco, allora, io vi presento, insomma, questa flora, ma ecco avanti la prossima, che è una flora che riguarda il territorio, questo vedete i limiti del Parco Nazionale, e la flora interessa i confini del Parco Nazionale. Quindi in che cosa consiste una flora? In un censimento di tutte le piante che vivono all'interno di questo territorio. E questo territorio ha naturalmente come fulcro il massiccio della Maiella, che con 2793 metri è la seconda cima più alta dell'Appennino, e poi una serie di rilievi minori ma interessanti come il Morrone, il Porrara, il Pizzalto, il Rotella, il Secine, i Monti Pizzi, ma anche gli altopiani maggiori che si sviluppano tra questi rilievi. Ecco, per fare una flora, come si fa? Insomma, si va nel territorio, si vanno a raccogliere, osservare e raccogliere le piante che si incontrano. Per far questo c'è bisogno di percorrere tutte le valli del parco, le vette, le creste. Insomma, è il lavoro più bello che fa il botanico, andare sul campo
osservare le piante e raccoglierle per avere dei campioni che testimoniano quello che poi si dirà nella flora. Quindi si va nel territorio, anche nello stesso posto, bisogna andare più volte durante l'anno perché la pianta va osservata quando in fiore, in frutto, perché quelli sono i caratteri più importanti per arrivare a dare un nome poi a quella pianta, a determinarla. Quindi si raccolgono campioni e si essiccano sotto pressione in modo tale da fare un erbario, che è un insieme di piante essiccate con dei cartellini con l'indicazione della località dove la pianta è stata raccolta e poi con il nome di quel campione, il nome che deriva da un lavoro che si fa durante l'inverno prevalentemente utilizzando delle flore con la descrizione, iconografia e molti dati che riguardano quella pianta. Quindi bisogna determinarla, attribuirle un nome attraverso dei lavori pubblicati nel corso del tempo, attraverso revisioni, pubblicazioni scientifiche che riguardano quella pianta in particolare. Ecco la prossima. Quindi adesso io qui vedete alcune immagini, ma insomma ne avete viste in abbondanza in quel bellissimo filmato che abbiamo appena trasmesso, però ricapitoliamo i dati essenziali del territorio del parco, cioè gli ambienti che caratterizzano il parco, i grandi valloni presenti nel massiccio della Maiella, questa è la Valle dell'Orfento vista da De Contra, che è una valle selvaggia, interessantissima. È anche non accessibile nella parte più elevata che ospita un grandissimo numero di piante interessanti. Nella prossima vediamo invece gli altipiani, questi altipiani ricchi di zone umide, di piante interessanti perché vivono in ambienti che sono stati distrutti quasi in tutto l'Appennino perché bonificati, ormai prosciugati, coltivati. E quindi invece nel parco troviamo delle aree umide interessantissime perché ci vivono delle piante presenti solo nei grandi altipiani abruzzesi. Ecco la prossima. E questo è il piano subalpino che è occupato da una mugheta molto estesa. È un ambiente interessantissimo perché sulle Alpi è più diffusa la mugheta, però nell'Appennino è estremamente rara e la troviamo solo sulla Maiella così estesa. E poi ci sono dei lembi un po' più esigui nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. La prossima, ecco, vedete le alte quote che comunque avete visto in parecchie immagini prima, ma la caratteristica della Maiella più importante è proprio nella flora delle alte quote. Le alte quote sono particolari e diverse da quelle di altre montagne appenniniche perché la Maiella ha una morfologia originale, ha la forma di un grande panettone, per cui le alte quote sono molto più estese rispetto alle alte quote che invece troviamo sul Gran Sasso, per esempio. Il Gran Sasso è una cresta, per cui pur raggiungendo quote più elevate, però la superficie in quota è maggiore sulla Maiella e questo ha permesso alla Maiella di ospitare delle piante che altrove non possono essere trovate. Ecco, vedete qui in questo ambiente di tundra artica, come l'ha giustamente chiamato Luciano, vedete un cuscinetto di Silene acaulis, chiamata anche muschio fiorito, che è una pianta infatti artico-alpina che troviamo nella tundra artica e sulle montagne più alte dell'Appennino. La prossima. Ecco, quindi tutti i dati che sono derivati da questo lavoro sul campo, cioè di raccolta e di osservazione, si possono essere tradotti cioè sono stati inseriti in una banca dati e costano di 7.100 campioni di erbario che abbiamo raccolto nel territorio del parco e 14.900 record che invece provengono dalla bibliografia. Cioè, che cosa abbiamo dovuto fare? Vedere anche tutti i lavori che ci hanno preceduto. Cioè tutte le pubblicazioni che riguardavano la flora, cioè ogni qualvolta in un articolo scientifico, in un libro si citava una pianta per il territorio della Maiella, abbiamo fatto un record legando il nome di quella pianta alla località e al riferimento bibliografico in cui la pianta si citava. E abbiamo inserito queste informazioni in un database, per cui abbiamo 14.900 record relativi
segnalazioni di piante per il territorio della Maiella, che sommati a quei 7.100 ci hanno portato a dire che nel territorio del parco vivono attualmente, in base alle nostre conoscenze, ben 2.309 entità. E di queste, 204 sono endemiche. Che cosa significa endemiche? Che si tratta di piante che sono presenti solo in un determinato territorio. Cioè queste 204 piante sono endemiche italiane. Significa che queste specie possono essere trovate in altre parti, anche al di fuori del Parco Nazionale della Maiella, ma solo nel territorio italiano e non vivono in nessun'altra parte del mondo. Ecco, i dati più importanti per capire l'importanza di una flora sono proprio la ricchezza floristica, cioè il numero di entità, che nel Parco della Maiella è molto elevato, e il numero di endemiche, perché sono le piante con areale più ristretto che quindi caratterizzano un territorio. E la salvaguardia di queste piante è demandata solo al territorio in cui si trovano. Ecco, poi ci sono altri dati relativi alle piante alloctone, che si tratta di piante che provengono da altri territori, cioè si sono evolute magari in Asia, in America, e sono arrivate accidentalmente o volontariamente per opera dell'uomo. Ecco, queste piante sono un problema per la biodiversità. Ma per fortuna sulla Maiella sono in numero relativamente basso perché il territorio è ben protetto, per cui abbiamo censito al momento solo 125 alloctone. Gli altri dati non sono fondamentali. Ecco, diciamo, no, il dato delle piante al limite di areale è importante perché sulla Maiella ben 137 piante sono al limite dell'areale. Significa che sulla Maiella raggiungono, la maggior parte di queste raggiunge il limite meridionale di distribuzione del loro areale italiano proprio sulla Maiella. Cioè la Maiella rappresenta il punto più meridionale in cui queste piante sono presenti. E il dato di limite di areale è importante perché le piante al limite dell'areale possono aver evoluto dei caratteri e un'originalità nella loro morfologia, per cui bisogna tenerle sotto osservazione. Ecco la prossima. Vabbè, questo adesso non vi faccio perdere nel tempo guardando questo grafico. Noi i grafici in questi giorni ne vediamo in continuazione, purtroppo relativi al Covid-19. Insomma, adesso questo è un grafico più allegro, e riguarda la distribuzione delle piante per famiglia, cioè vediamo quali sono le famiglie che hanno il maggior numero di piante. La famiglia più grande nella flora del parco è quella delle Asteracee, con ben 331 entità, poi ci sono le Poacee, le Fabacee e così via. Insomma, queste sono le famiglie con il maggior numero di specie. E questi invece sono i generi più ricchi. Il genere Hieracium, che è un genere che appartiene alla famiglia delle Asteracee, è molto diversificato, non solo nell'Appennino, ma anche in altre parti europee. E conta ben 76 entità tra specie e sottospecie. 46 sono le specie che appartengono al genere Carex e ben 30 sono i trifogli e poi via via altri generi. Ecco la prossima. Ecco, questo è uno specchietto molto interessante perché ci fa vedere quanto la flora del parco sia ricca in relazione ad altri parchi nazionali e ad altre aree protette europee. Diciamo che il parco nazionale europeo più ricco di piante è proprio in Abruzzo, ed è il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, perché in Abruzzo c'è una diversità enorme. Noi ci troviamo nel Mediterraneo, che è una delle aree più ricche dal punto di vista floristico al mondo, perché dopo le zone equatoriali c'è il Mediterraneo. E nell'ambito del Mediterraneo l'Abruzzo è una delle regioni più ricche, perché a parità di superficie è estremamente difficile trovare delle regioni così ricche. In Abruzzo il Parco Nazionale del Gran Sasso rappresenta il parco nazionale europeo e di tutto il bacino del Mediterraneo che ospita il maggior numero di piante. E questo è un primato che pochi conoscono e di cui dobbiamo vantarci, da abruzzesi, insomma, è uno dei dati
più interessanti dal punto di vista della botanica. Il secondo parco nazionale in Europa, nel bacino del Mediterraneo, è il parco del Mercantour e la Maiella è al terzo posto, però è al terzo posto pur avendo una superficie che è la metà di quella dei parchi nazionali del Gran Sasso e del Mercantour sulle Alpi occidentali. Per cui, rapportando la ricchezza alla superficie, la Maiella è una delle zone più interessanti dal punto di vista della ricchezza floristica. Ecco, la ricchezza floristica e l'endemicità, e il numero di piante endemiche, sono i dati più eclatanti che ci fanno capire l'importanza e l'originalità del parco, della flora del parco. La prossima. Ecco, qui ho elencato le piante endemiche del Parco Nazionale della Maiella. Cioè, il Parco della Maiella ha 204 piante endemiche, ma di queste alcune sono endemiche solo del Parco Nazionale della Maiella. Cioè, queste piante che vedete qui elencate vivono in tutto il mondo solo nel Parco Nazionale della Maiella. E molte di queste appartengono al genere Hieracium, che è questo genere ricchissimo di specie, ma ce ne sono altre che poi adesso vi mostrerò, come l'Aquilegia magellensis, che ho descritto insieme a un amico e che vive in alcune rupi stillicidiose solo sul massiccio della Maiella. La Centaurea tenoreana, che è un fiordaliso endemico della Maiella, dei Monti Pizzi, Secine, però sempre all'interno del Parco Nazionale. La Crepis magellensis, che è un'altra pianta che ho descritto abbastanza recentemente e che vive nelle alte quote della Maiella. Poi la Pinguicola fiori, che vi ha mostrato Luciano. La Poa magellensis, che ho descritto insieme all'amico Fabrizio Bartolucci recentemente. Abbiamo pubblicato con Luciano Di Martino questo articolo un mese fa nemmeno, e in cui descriviamo questa specie nuova per la scienza, interessante, di cui vi parlerò meglio tra un attimo, un ranuncolo e una soldanella, soldanella minima sannitica, interessantissima, estremamente localizzata, di cui si conoscono poche migliaia di individui. Ecco, la prossima. Ecco, questa è la Crepis magellensis. Si tratta di una pianta della famiglia delle Asteracee che era stata confusa, era stata indicata come Crepis bitinica, una specie che vive in Turchia, e noi per poterla descrivere siamo andati nelle varie località in cui la Crepis bitinica era segnalata. Quindi siamo andati in Turchia, in alcune montagne per raccogliere la tipica Crepis bitinica, e poi siamo andati sull'Olimpo, sul Monte Pirin, in Bulgaria, in tutte le località dove era nota, e l'abbiamo raccolta. Poi abbiamo confrontato le varie popolazioni, misurando i caratteri fiorali, i caratteri delle foglie, tutto quello che era possibile osservare, e abbiamo visto che c'era una discontinuità tra la popolazione della Maiella e quelle altre conosciute di Crepis bitinica. Per cui l'abbiamo descritta come specie nuova, quindi endemica delle alte quote della Maiella. Ecco, c'è un'altra immagine, la prossima. Nella prossima potete capire l'ambiente in cui la pianta vive. Si trova la Maiella. Scusate. Ecco qui la prossima. Ecco, questa è la Centaurea tenoreana. Anche questa vive in ambiente rupicolo, anche di bassa quota, e ha una certa. È abbastanza distribuita, diffusa nel territorio del parco, perché vive dalle rupi vicino Fara San Martino fino quasi a 2000 metri, e quindi sempre in ambiente rupicolo, però si trova in tutto il mondo solo sulla Maiella, sui Monti Pizzi e sul Secine. Ecco la prossima. Questa è Aquilegia magellensis, endemica della Maiella. In sgrottamenti stillicidiosi, è un'aquileggia molto bella che ha una corolla quasi bicolore, molto vicina dal punto di vista sistematico ad altre aquilegge che vivono nella penisola balcanica. Ecco, la prossima.
Ecco la pinguicola fiori, è una pianta insettivora che ha una rosetta di foglie, cioè le foglie basali sono tutte, cioè le foglie sono tutte alla base della pianta e formano una rosetta. Hanno la caratteristica di essere rivestite da peli ghiandolari che catturano piccoli moscerini che si posano perché l'aspetto di queste foglie è bagnato, la foglia sembra bagnata perché ha questa sostanza vischiosa sulla pagina superiore. Ha un insetto, piccoli insetti sono attirati da queste foglie pensando di trovare acqua. Si posano sulla foglia e restano intrappolate. E poi i peli ghiandolari che sono presenti sulla foglia hanno degli enzimi che sciolgono l'insetto, praticamente viene digerito e assimilato dalla foglia, che così integra una dieta che sarebbe povera perché vive in ambienti con suolo poco profondo, tra rupi stillicidose. Ecco la prossima. Questa è la soldanella minima sannitica, si chiama così perché ha delle foglie rotonde, come dei piccoli soldi. Ecco la prossima. Ecco la Poma gellensis. Questa è una delle novità che noi presentiamo oggi in anteprima perché abbiamo appena pubblicato la descrizione di questa specie. È una poacea, una graminacea, apparentemente non è che sia molto vistosa, però è molto bella, a mio avviso, insomma, non so se riuscite anche voi a percepire la bellezza di questa pianta, ma insomma, se voi qui si vedono tre immagini della pianta, no? A sinistra c'è un'infiorescenza, a destra la particolarità di questa pianta è quella di formare dei cuscinetti di foglie che hanno una parte fogliare che si chiama ligula argentata. Adesso qui dalla foto non si riesce a apprezzare bene, però queste ligule argentate danno una colorazione caratteristica ai cuscinetti di questa poa. E rappresentano il carattere morfologico più importante per discriminarla da altre poe conosciute. Ecco, c'è una poa, la più simile che noi abbiamo trovato, è la poa ligulata, che vive però nella penisola iberica e in Nord Africa, nel Marocco. Ecco, questa è la poa più vicina, ma è ristretta solo al territorio della Maiella perché non abbiamo mai visto altre popolazioni su altre montagne e si discosta per alcuni caratteri dalla poa ligulata. Ecco, vedete nella foto in basso l'ambiente in cui la pianta vive. La pianta si ritrova in zone cacuminali, nelle creste qui in località La Carrozza, che è alla base della cima delle Murelle. La prossima. Questa è un'altra pianta molto interessante perché estremamente rara, è Philolepidum rupestre ed è endemico di Maiella, Morrone e Sirente. Quindi tutto il mondo si trova solo su queste montagne. Ci sono delle specie di Philolepidum simili che si rinvengono in Grecia nella penisola balcanica e dimostrano un'affinità che c'è stata, che c'è ancora tra la flora appenninica, centro-appenninica e quella delle montagne balcaniche. La prossima. Cynoglossum magellense è una pianta endemica dell'Appennino centro-meridionale e l'ho voluta inserire perché porta questo epiteto magellense, cioè dedicato alla Maiella, come molte altre piante, perché la Maiella è stata oggetto di studi ormai da molti secoli, dal 1800, i botanici hanno studiato prevalentemente il territorio della Maiella e molte specie che non sono limitate alla Maiella portano il nome di Magellense. Ecco, la Maiella era chiamata Magella nel Medioevo, per cui l'epiteto specifico è Magellense o Maiellense talvolta. La prossima, questa l'avete già vista nel filmato perché è una pianta target di questo progetto LIFE che stiamo portando avanti e di cui il Parco Nazionale della Maiella è coordinatore e Unicam è un partner
salvaguardare le specie allegate nella direttiva Habitat. Cioè, sono delle piante che la comunità europea ci chiede di tutelare prioritariamente. E noi nell'Appennino centrale abbiamo sette di queste piante, di questo elenco di piante più pregiate. Cinque sono nel territorio del Parco Nazionale, adesso ve le mostro. Ecco, in parte l'avete già vista nel filmato, questa è Astragalus aquilanus, quest'altro è Adonis distorta, che vive nei ghiaioni ad alta quota, solo dell'Appennino centrale. Poi Cypripedium calceolus, che avete visto poco fa, l'orchidea con i fiori più appariscenti, che vive in Abruzzo, estremamente rara in tutto l'Appennino, si ritrova solo sulla Maiella e nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, dove è un po' più diffusa, per fortuna. Sulla Maiella è estremamente rara, la trovai alcuni decenni or sono, quando voi non eravate ancora nati, no, adesso volevo tornare a quella cosa di Luciano, ma insomma è così, l'ho trovata quando facevo la tesi sulla Maiella nel 1987, mi pare, e vabbè, insomma, ecco, Cypripedium calceolus. La prossima, Iris marsica, un'altra pianta endemica dell'Appennino centrale, molto bella, appariscente. E un'altra, eccola qua, Androsace Matilde, una pianta endemica della Maiella e del Gran Sasso. Si trova solo sulle cime più alte di Maiella e Gran Sasso e si chiama Matilde perché il botanico Lévier del 1800 la trovò sul Gran Sasso e in quell'ascensione partecipò anche la moglie Matilde, che sembra che l'abbia avvistata per prima, per cui Émile Lévier la poi dedicata alla moglie. Ecco qua, Bene, ecco, finite. Questa è erano stata una finite. carrellata veloce, insomma, di piante ce ne abbiamo parecchie da vedere, però non potevamo averle tutte 2309, insomma. Fatto. Anche Bellissimo. per te qualche domanda. Ecco qui c'è Barbara che ci chiede se è vero che sono state elencate anche piante esotiche spontaneizzate. Sì. Solo le piante che sono spontaneizzate tra le esotiche. Poi le piante invece esotiche coltivate nei giardini che non mostrano di avere la capacità di diffondersi, quelle no. Però quelle che si sono spontaneizzate sì, perché danno delle informazioni utili gestionali. Cioè il parco deve prestare attenzione a queste piante esotiche, soprattutto quelle invasive, che hanno la capacità di occupare, di colonizzare spazi naturali a danno delle piante autoctone. E quindi il parco ha delle azioni di controllo nei confronti di queste piante esotiche invasive. Bene, un'altra, l'ultima, Bruno che ci chiede, Poma Gernensis ha un'ecologia diversa rispetto a Alpina? No, è molto simile, però Poma Gellensis vive solo nelle quote più elevate, invece Poa Alpina scende anche a quote inferiori. Insomma, Poa Alpina ha un'ecologia più ampia. Poma Gellensis è ristretta proprio alle creste e alle zone ad alta quota, al di sopra tra i 2004 e le cime più elevate. Poa Alpina scende molto più in basso. Bene, bene. Luciano, Io da questa bellissima presentazione di Fabio, così trago qualche altro elemento come di discussione tra noi, diciamo, col grande pubblico. Innanzitutto, quindi, che potremmo definire come la Poa Magellensis, la pianta del camoscio appenninico, nel senso che il camoscio, ora che l'abbiamo scoperto, sappiamo che si è sempre cibato di quest'erba, perché la Poa è un'erba, una graminacea, e quindi sicuramente entra nella dieta di questo nostro importante animale che ormai ha ripopolato la nostra montagna. Poi del fatto della Maiella come sito storico della botanica abruzzese, no? Il botanico del Regno di Napoli, Michele Tenore, fece proprio sulla Maiella tante ascensioni e qui scoprì
ha scoperto tante piante e le ha classificate per la prima volta attribuendo loro questo epiteto Magellanense. Quindi la nostra montagna, che è già una montagna sacra, assume ulteriori aspetti importanti in ambito storico. E dico questo perché mi collego al fatto che ora stiamo anche studiando e riscoprendo dei testi di alcuni corrispondenti di Tenore, no? Quindi Tenore aveva, questo botanico del Regno di Napoli, aveva degli altri botanici qui in Abruzzo, in particolare il De Angelis di Rocca Morice, che gli inviava le piante, no? E quindi prendeva appunto informazioni. Noi abbiamo riscoperto questi testi e ora stiamo lavorando proprio con Aurelio e col nostro veterinario Simone Angelucci, proprio a una pubblicazione specifica che ci dà tante informazioni anche su come era vissuta questa montagna, sulle coltivazioni che c'erano e quindi dei dati importanti su quella che poi sono state le trasformazioni del paesaggio. Quindi questo paesaggio che non è una cosa astratta, ma dobbiamo identificare poi il paesaggio come qualcosa che identifica un territorio, identifica una comunità che la abita. Bene, io allora passerei, se Dino è d'accordo, alla nostra passeggiata. Io l'ho chiamata una passeggiata tra i fiori d'alta quota della Maiella, che fa parte proprio di questa collana Itinerari Botanici, cioè uno degli itinerari elencati all'interno di questa pubblicazione. E ovviamente Fabio può intervenire, vedo che ci siamo anche combinati bene perché ho messo tutte piante che lui non ha messo nella sua, quindi abbiamo ampliato, come dire, il numero di immagini che possiamo offrire ai nostri uditori, ai nostri ascoltatori. Allora, quindi, da dove parte questa escursione? Parte dal sentiero Porreca-Montanelli, quindi tra il Rifugio Pomiglio e la Madonnina del Blockhaus. Questa foto è scattata da lì. Allora, perché sentiero Porreca-Montanelli? All'inizio avevamo chiamato questo sentiero, lo avevamo intitolato solo a Montanelli, ma grazie agli amici del CAI di Guardia Grele, in particolare a Carlo Iacovella, che ci ha fatto scoprire la figura invece del signor. Del dottor Lelio Porreca, che era un avvocato di Torricella Peligna, abbiamo scoperto che era stato lui ad inviare al giornalista Indro Montanelli, molto più famoso, tutte le informazioni sulle opere che avrebbero portato sicuramente alla distruzione della nostra amata montagna, del nostro parco, in particolare la strada che appunto partendo dal Bloccasso doveva giungere fino a Monte Amaro. Oppure la famosa cabinovia che da Fara San Martino doveva attraversare tutta la valle ed arrivare su in quota. Quindi c'era negli anni 60 l'idea di costruire sulla cima della Maiella un grande impianto da sci. Poi per fortuna questa cosa non si è fatta e non si è fatta proprio grazie a questa persona, Lelio Porreca, che era un grande ambientalista e che ha pubblicato tante cose e che anche qua stiamo attuando una riscoperta culturale di questo personaggio. Pensate, ha fatto una pubblicazione molto bella che si chiama Una zolla della mia terra, una raccolta di poesie. E ovviamente quando abbiamo fatto il cambio di sentiero abbiamo svolto una manifestazione 2 anni fa con i familiari del dottor Porreca e con tutti gli amici del CAI di Guardia Grele. Bene, Dino, iniziamo il nostro percorso. Allora, ovviamente questo itinerario attraversa tutta l'alta quota della Maiella, in particolare il sentiero P del parco, e se uno parte dal Blockhaus e arriva a Montamaro ed è mediamente allenato, diciamo che ci mette 5 ore per andare, quindi poi deve almeno prevedere altre 6 ore per il ritorno. Sono circa quasi 13 chilometri, un percorso impegnativo. C'è per fortuna un punto acqua alla base del focalone, quindi al fontanino, alla selletta di Monte Cavallo. Ci sono poi dei rifugi, ovviamente il bivacco Fusco che quest'anno, che l'anno scorso è stato completamente restaurato grazie al CAI di Chieti. E anche qui il parco non ha mancato di onorare questa grande opportunità che questa associazione ha dato al territorio. E poi ovviamente c'è il bivacco Pelino e il rifugio, ci sono il bivacco Pelino e il rifugio Manzini. Bene, è un percorso che si sviluppa, vai avanti Dino, che si sviluppa tutto in quota e come dico io l'alta quota della Maiella io dico sempre che è per le 2 stagioni perché mi piacciono tantissimo
piace la botanica, mi piacciono i fiori, però mi piace anche tanto sciare e andare in montagna d'inverno e sappiamo bene che la Maiella è una montagna che si presta bene allo sci alpinismo e quindi diciamo l'alta quota della Maiella va bene per tutti e due i periodi. Vai Dino. Ecco la mucheta di cui ci ha parlato già Fabio, che appunto arriva fin sotto al focalone. Quando cominciamo a risalire, ecco, già attraversando però questi prati di Montecavallo, notiamo delle specie botaniche interessanti, ad esempio come il Cerasium tomentosum, che è una specie endemica dell'Appennino centrale o dell'Italia centro-meridionale. Sì, non ricordo bene, però è ecco, una specie molto, molto vistosa e molto abbondante. Insieme a questa troviamo spesso la genziana dinarica e l'Ibericum richeri, che è anche una pianta officinale con cui possiamo anche fare un ottimo unguento contro le scottature. Vai Fabio, tu interrompimi quando vuoi dire delle cose più. Non naturalmente con l'iperico della Maiella, perché queste sono tutte piante che non si possono raccogliere e quindi non si Certo, possono certo, è vero. Io parlo degli usi officinali perché poi di certo, fatto il parco a volte. Com'è? in generale, certo, ma Sì, non. certo. È per stimolare la curiosità dei nostri ascoltatori. Ecco, sempre su Scrivacavallo troviamo la famosa tavola dei briganti, questa roccia con le incisioni pastorali, no? Famose quella in cui c'è scritto che una volta questo era il paese dei fiori, ora è diventato il paese della miseria, quindi più che pastori e briganti, a volte erano proprio oppositori. Dei nuovi padroni che erano i Savoia e quindi questi erano legati ai Borboni e quindi si opponevano alla nuova cosa. Comunque, diciamo, la Maiella è piena di queste incisioni pastorali e Edoardo Micati le ha studiate veramente bene, ha fatto una bellissima pubblicazione su questo e ci dà uno spaccato anche di come la pastorizia venisse praticata ben oltre i 1800 metri, quindi ben oltre la fascia, diciamo, dei pascoli secondari, ma entrasse anche in quella dei pascoli primari. E in questo tipo di ambienti c'è una pianta molto, un'orchidea molto rara, che è la nigritella, che si trova su un antico sentiero pastorale, e la stiamo monitorando da anni, ne sono rimasti veramente una quarantina di esemplari, e purtroppo, è destinata a scomparire perché la mucheta si va richiudendo, complice l'abbandono della pastorizia a questa quota, diciamo ai 2200-2300 metri, e anche, ma principalmente quello, oltre che al cambiamento climatico, la mucheta tende a richiudersi e ovviamente spariscono i pascoli e spariscono le specie vegetali. Qui con Fabio alcune volte abbiamo anche chiacchierato e ragionato su che cosa è giusto, no? Per esempio, far sparire le specie perché comunque c'è una rinaturalizzazione in corso, oppure invece fare degli interventi per cercare di mantenere tutto quello che c'è al momento. Ecco, sono questioni scientifiche non da poco con cui ci dobbiamo confrontare come ente parco. Possiamo incontrare specie più comuni, come l'Helianthemum nomularium della grande famiglia dei cisti, oppure le bellissime pulsatille. Quindi ranuncolace che troviamo all'inizio dell'estate. Vai Dino. Ecco, invece iniziando la salita verso il focalone, che cosa troviamo? Quindi, cominciamo a trovare dei ghiaioni che sono consolidati da una graminacea molto grande che è la festuca dimorfa, il cui nome aggiornato è Leucopoa dimorfa. Questo lo dico per chi si intende un po' di botanica, ecco, nella nostra flora appena pubblicata con Fabio, appunto, abbiamo messo tutti i nomi nuovi, quindi a volte anche per me, diciamo che non sono aggiornatissimo come Fabio, a volte certi nomi nuovi sono come delle novità, ma invece poi sono le stesse piante che ovviamente sono solo frutto di aggiornamenti tassonomici, ma non nella sostanza. Ecco, quindi all'inizio, sotto le balze del focalone, che cosa possiamo incontrare? Incontriamo questa bellissima rosacea, una Dryas octopetala, un relitto glaciale, associata spesso anche alla Silene acaulis, no? Silena acaulis brioides, che è il famoso muschio fiorito di cui parlava anche Fabio prima, e la foto di destra è fatta all'interno dell'anfiteatro delle Murelle. Continuando a salire lungo la classica via che conosciamo tutti, del Focalone, fino al Bosco
bivacco Fusco, quindi sul traverso, arriviamo alla zona delle rupi umide, dove è veramente un concentrato di specie rare e di quelle endemiche esclusive di cui parlavamo prima. In particolare incontriamo questo Ranunculus magellensis e poi un giunco, quindi una ciperacea, una specie simile alle graminacee, ma non è una graminacea. Juncus monandus, che anche questa è un relitto glaciale, quindi una pianta artico-alpina, quindi presente anche sulle Alpi. Una juncace, Poi, esatto. sì. Poi andando avanti, ecco, su queste rupe umide troviamo la soldanella minima sammenitica, tutte insieme le piante che vi faccio vedere, si trovano tutte nello stesso sito, la saxifraga, anche diverse specie di saxifraga, io qui ho messo la cesia, ma c'è anche la saxifraga. La Sedoides, poi c'è un'altra sassifraga, la sassifraga italica molto rara, c'è la Silene pusilla, detta anche Silene quadricentrata, cioè, nome scientifico, anche Silene quadridentata, perché ogni petalo ha quattro dentini. Queste rupi umide siliciliose ad alta quota della Maiella, quindi sono un vero gioiello vegetazionale, quindi sono molto preziose perché hanno al loro interno questa flora preziosa. E così come la Parnassia palustris, che è una specie abbastanza comune. In cui poi si intervalla la pinguicola del fiore, appunto l'altra specie endemica esclusiva, insieme a tappeti di Salix retusa, quindi un salice, quindi un alberello che va ben oltre la quota degli alberi e che quindi raggiunge il piano alpino. Ovviamente il Salix retusa è un arbusto strisciante. Vai, Dino. Ecco. Qui invece salendo di quota arriviamo poi in tutta la fascia sommitale, qui siamo tra l'anticima dell'Acquaviva, la zona dell'anticima dell'Acquaviva e questo è il vallone delle Mandrelle, quindi questo è l'habitat dell'Adonis distorta, qui ce n'è veramente tanta di Adonis distorta e su queste rupi troviamo anche l'Androsace di Matilde, piante del progetto Life Floranet e specie dell'allegato 2 della direttiva Habitat. Su questi ghiaioni, poi più o meno consolidati, man mano che i ghiaioni si consolidano, andiamo a trovare altre specie come il Cardus crisacanthus, quindi un cardo, anche questo è endemico dell'Appennino centrale, credo, e così come la Cimbalaria pallida. È stato segnalato in Croazia recentemente, però insomma, si trova Quindi, sull'Appennino centrale. sì. Ecco, poi la Cimbalaria pallida, il ciombolino, una piccola Scrofulariacea, una piccola bocca di leone, però minuscola, che cresce tra questi clasti mobili, al pari dell'Alyssum cuneifolium, che invece è della famiglia delle crucifere. Pensate che le piante sono veramente basse, perché saranno alte non più di 2 centimetri, quindi escono non più di 2-3 centimetri dalle rocce, però hanno delle radici che possono essere anche di qualche metro sotto le rocce, e appunto le radici svolgono un'azione meccanica e bloccano quindi il movimento dei clasti, quindi queste piante riescono a sopravvivere all'interno di quest'ambiente. Così come l'Armeria magellense, che invece ritroviamo qui sul pianoro, quindi dove i clasti sono più consolidati. Vai, Dino. Ecco, al pari poi di questi altri cuscinetti come la Silene acaulis, sono quelli dell'Androsace villosa, quindi che hanno dei fiori che sono dei bottoncini bianchi con all'interno un cerchio rosso, viola o blu, sono dei fiorellini molto belli. Così come questa discesa, qui siamo sul piano amaro, vediamo la Campanula Hydrianthus graminifolius, quindi una campanula con foglie di graminacee. Ecco, e poi ci sono anche, cioè non ci sono solo fiori, ci sono anche altre specie più erbacee, quindi con aspetto più erbaceo, che appunto possono essere la Carex miosuroides, che è l'Elina miosuroides, una pianta proprio tipica delle creste ventose, anche questa è un relitto di quando c'erano le glaciazioni, erano presenti anche, quando i ghiacci ricoprivano la Maiella, e poi man mano che questi ghiacci si sono ritirati, la specie, diciamo, è rimasta intrappolata sulle cote più alte, insieme a che cosa? Alla Sesleria e Juncifolia, quindi la Sesleria appennina, quindi questi ciuffi che poi fanno anche dei pascoli particolari d'alta quota, che sono dei pascoli terrazzati, chiamo io. Ecco,
ma quando noi osserviamo quelle enormi distese di pietre della Maiella, no, che è stata un tratto, non dobbiamo pensare che sono solo pietre, che spesso queste pietre sono colonizzate da licheni. I licheni sono organismi biologici strani, no? Perché sappiamo che sono formati da funghi ascomiceti e poi da alghe verdi, alghe unicellulari. E quindi noi dobbiamo immaginarci questi sassi come rocce vive. Vai, Dino. Ecco, non solo camosci in alta quota o aquile, ma anche minuscole farfalle. Il caso della Parnassius Apollo, anche questa è un relitto glaciale. Guardiamo il suo corpo che è coperto da fitte pelurie. E è una specie rara, in rarefazione sull'Appennino, abbastanza stabile sulla Maiella. I bruchi vivono la loro vita sulle crassulacee, ma la scienza sta ancora indagando del perché sia in declino da noi sulla Maiella. Ecco, sempre su queste distese di sassi più o meno mobili troviamo un'altra specie interessante che è la Linaria alpina, quindi un'altra piccola bocca di leone molto colorata che appunto colora queste distese di sassi bianchi e grigi. Ecco, arrivando dopo la vetta di Monte Amaro, no? Superando la vetta di Monte Amaro, se chi ha forze, chi ha gambe, chi vuole riscendere per la valle di Taranta, a un certo punto incontra lo stazzo pastorale più alto di tutto l'Appennino, che è Grotta Canosa, che fino a maggio ha l'ingresso ostruito da un nevaio, poi però questa neve scompare e tutto intorno alla Grotta Canosa è facile osservare le stelle alpine dell'Appennino, quindi Leontopodium nivale, anche queste tempo considerate endemiche dell'Appennino centrale, poi erano state trovate anche sui Balcani. Ora non so, Fabio, se il dato sui Balcani è confermato o meno, o se sono Sì, stati fatti altri ovviamente studi. sì, però non c'è una revisione recente che dica che le popolazioni siano realmente uguali, è da verificare. Però attualmente è nota per Montenegro e Abruzzo, Marche, insomma, Appennino centrale. Bene, ecco, vai Dino. Ecco, sotto, proprio sotto Monte Amaro troviamo il rifugio Manzini, che il parco che è di proprietà del comune di Para San Martino e che il parco ha contribuito completamente a restaurare. I lavori sono finiti l'anno scorso, quest'anno avremmo dovuto iniziare la stagione alla grande, stavamo già concordando un calendario insieme al Club Alpino di Fara e al comune e ai nostri carabinieri forestali per farne anche una al piano superiore una stazione d'alta quota per i ricercatori e appunto per le forze dell'ordine, per i vari controlli che poi bisogna fare per i visitatori, però ecco questo Covid ci ha bloccato. Ecco, tutto intorno al nostro bivacco, diciamo alla cima di Monte Amaro, ovviamente ci sono tante altre bellissime piante, a partire dall'astro alpino, dall'Arabis alpina. L'astro è una composita, vedete, c'è questa grande margherita viola al centro, che questo è un relitto glaciale. L'Arabis alpina invece è una crucifera. Abbiamo il papavero alpino, guardate che può avere tre colorazioni, fiori bianchi, gialli o aranciati. E poi la sassifraga oppositifolia, quindi un'altra pianta abituata a crescere tra le rocce che fiorisce non appena va via la neve. Quindi spesso per chi fa sci alpinismo, diciamo, è facile arrivare sulla cima di Monte Amaro, sugli sci, girarsi e trovare che dove la neve è scomparsa, trovare un bel ciuffo di fiori ed è questa sassifraga oppositifoglia. Vai, Dino. Ecco, l'ultima foto era la foto poi dell'inizio un po' della mia presentazione, l'Alta Val Cannella con la fioritura del glasso di Aglioni, quindi dell'Isatis Appennina, un'altra pianta quindi glareicola, quindi che è adattata a vivere all'interno di questi ghiaioni. Bene, io ho finito questo viaggio virtuale, sicuramente ci sarebbero state più piante da inserire, ma forse poi avremmo confuse le idee, perlomeno io. Da studente continuo che sono nella botanica, dico sempre che all'inizio bisogna imparare a focalizzarsi su pochi nomi di piante, su poche piante, più sugli ambienti, perché altrimenti viene una gran confusione. Questo l'ho imparato perché ho svolto anche un dottorato di ricerca in
in botanica, in ecologia vegetale. E qui voglio ringraziare, l'ho lasciato per ultimo, il mio professore, il professor Pirone, che veramente ai tempi dell'università mi ha trasmesso questa grande passione, insieme alla dottoressa Narita Frattaroli, e con l'occasione saluto anche il dottor Michele Di Musciano, che è l'ultimo, diciamo, dottorando, ormai si è dottorato questo mese presso l'Università degli Studi dell'Aquila, e diciamo che un po', ecco, in questo modo, diciamo, l'Università degli Studi dell'Aquila, una certa scuola l'ha fatta, ecco, quindi sono usciti dei giovani che poi, quindi gli ultimi, Walter Di Cecco, appunto, e Michele Di Musciano, che continuano la tradizione della botanica nella nostra regione e soprattutto nell'Ateneo Aquilano. Bene, non so se Fabio vuole aggiungere qualcosa. No, anzi, ti ringrazio di questa passeggiata che ne abbiamo bisogno perché ormai sono 2 mesi che siamo chiusi a casa. Sì, Speriamo di ma farla presto, dopo non il dirlo. 4 ci vediamo. Vediamo. Allora, Vabbè. grazie veramente, vabbè, grazie in primis a Fabio, direttore. Bene, insomma, abbiamo passato, probabilmente, guarda, per me non è stato per niente, come dire, il tempo è veramente volato. Siamo un'ora e mezza di diretta parlando di fiori della Maienna e veramente, insomma, io sono ancora sveglio e attivo, quindi significa che è stato, come dire, un'ora e mezza piacevole. Siamo tornati ancora a scoprire la Maienna nelle sue particolarità. Maya TV non si ferma qui. Dino, Ancora. l'ultima cosa, ci saranno altre puntate sulla botanica. Nelle prossime vedremo il giardino di Lama, parleremo di agricoltura e della banca del germoplasma. In quella dopo ancora affronteremo invece il giardino di Santa Eufemia con il vivaio, con le orchidee. Anche le pubblicazioni che il parco ha fatto, non le ho elencate tutte, ma abbiamo delle pubblicazioni, quindi per chi è interessato e ce le vuole richiedere, sugli alberi monumentali, sulle piante officinali, e poi vi invito ad andare sul nostro sito per scoprire la chiave dicotomica su alberi e arbusti. È una chiave che possiamo scaricare online sia sul sistema Android che su quello della Apple. Quindi c'è tanto da fare. In ognuna di queste puntate sulla flora, io poi alla fine vi allieterò con una piccola escursione virtuale, sperando che nel frattempo però si riaprano i cancelli e che possiamo tornare fuori a visitare le nostre montagne. Grazie Bene. Dino, porto anche i saluti del presidente, il nostro presidente, il professor Lucio Zazzara. E, bene, buona montagna a tutti. Bene, grazie direttore, grazie Fabio. Un appuntamento con Maya TV si rinnova intanto per sabato prossimo, sempre alle 15:30 e questa volta continuiamo a scoprire il nostro territorio insieme questa volta al centro del parco di Santa Eufemia a Maienna, quindi visiteremo Sant'Eufemia, questo bellissimo borgo del parco, e faremo poi un'escursione di nuovo in quota. Andremo di nuovo in quota passando per la faggeta di Lama Bianca. Quindi appuntamento a sabato alle 15:30 su questa pagina e con Maya TV. Grazie ancora a tutti e alla prossima. Ciao. Arrivederci.